Bonaccini non vuole nessuno del governo, però lei è qui. Ma non mi risulta, siamo qui, abbiamo fatto tante iniziative insieme, lavoriamo perché l'Emilia-Romagna continua a essere una regione ben governata e continua a essere una regione che mette al centro le questioni fondamentali che riguardano la vita delle persone. Tra queste c'è sicuramente la difesa del Servizio Sanitario Nazionale, la salute pubblica, la qualità dei nostri ospedali, dei nostri presidi sanitari, e credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. Questo slogan coniato per le elezioni in Emilia, ovvero coraggiosi, perché? Ma coraggiosi perché vogliamo cambiare la società, vogliamo costruire una società in cui ci siano più diritti, più inclusione sociale, più centralità del lavoro, più salvaguardia ambientale, più difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica. Per far questo ci vuole coraggio. Abbiamo bisogno del coraggio di chi non si nasconde, di chi ha un punto di vista e lo esprime, di chi dice appunto che la sanità deve essere di qualità e deve essere per tutti, non una sanità per i miliardari e una sanità per chi semmai non ce la fa o è in difficoltà, una sanità di qualità per tutti. Non conta se sei miliardario, quanti soldi hai, dove sei nato, di chi sei figlio, hai diritto ad essere curato. Per difendere questi principi ci vuole coraggio, e per questo la nostra lista è una lista che richiama la parola coraggio. Qual è il suo pensiero sulle sardine? Ma penso che stanno dando una straordinaria vitalità, e quando ragazzi, donne, uomini decidono di scendere in piazza, di partecipare, si è sempre di fronte ad un fatto positivo. Credo che dobbiamo rispettarli, apprezzarli, senza tirarli per la giacchetta in nessun modo. Sono un movimento autonomo, è bello che sia così, e quando un ragazzo scende in piazza è sempre una cosa importante e positiva. La nostra democrazia è più ricca, di questo dobbiamo ringraziarli. Thank you.